Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di un piccolo dispositivo, ma che farà contenti tutti voi. E mi raccomando ragazzi, la parola tutti non è messa a caso, tutti voi sarete contenti di avere un dispositivo come questo. E il prodotto di cui vi sto parlando oggi è un piccolo prodotto ed è lui. Ohono Co Driver, un dispositivo davvero molto molto piccolo, ma che ci permette e soprattutto ha la capacità di segnalare i rilevatori di velocità, quindi gli autovelox, e inoltre è in grado anche di segnalare situazioni di pericolo. Cos'è la cosa interessante di questo dispositivo, di queste piccole dimensioni? La praticità di utilizzo. Lui vi arriva all'interno di questa confezione, lo trovate disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione, ed è un prodotto che dal punto di vista economico è alla portata un po' di tutti, perché parliamo di poco meno di 50 euro. Poi delle volte Amazon con i coupon sconto che ci permette di inserire in pagina d'acquisto lo si va a pagare anche intorno ai 40 euro, ed è sicuramente un prodotto che può aiutare molti di noi a non incappare e multe per la velocità. Come vi stavo dicendo, la confezione è questa. Al suo interno troverete, quando vi arriva, le semplici istruzioni per andare a, diciamo, configurarlo, e lui basterà andarlo a sfilare da questa che è la linguetta che tiene separata la batteria dai contatti, per non far consumare ovviamente la batteria quando è confezionato. Una volta che lo andremo a sfilare tirandolo verso l'alto da questa linguetta di plastica, lui in automatico già sarà attivo. L'unico pulsante che ha è qua centrale, ma non serve per accenderlo o spegnerlo, è sempre praticamente attivo. La prima cosa che dobbiamo fare, prima ovviamente di andare ad associarlo al nostro smartphone, è scaricare l'applicazione che si chiama Ohono ed è disponibile sia per iOS che per Android. Quindi una volta scaricata non dovremo fare altro che andare ad associare lui al Bluetooth del nostro telefono. Quindi entrando nelle impostazioni del nostro Bluetooth andremo a cercare la voce Ohono, che è il dispositivo che in automatico verrà rilevato, e faremo quello che è l'abbinamento. Una volta associato a quello che è il nostro smartphone, nel caso non dovesse subito lampeggiare di verde, basterà andare a tenere premuto il tasto centrale, l'unico tasto che c'è, che è questo qua grosso centrale, per 7 secondi, e in automatico poi farà l'abbinamento, perché alcune volte se lui va in una modalità di stand by andremo a sbloccare appunto questo stand by tenendo premuto questo tasto per 7 secondi, e farà l'abbinamento, chiamiamolo così, manuale. Mentre normalmente poi, una volta che ce l'abbiamo comunque in macchina, salendo in macchina, dopo una ventina di secondi circa l'abbinamento è comunque automatico e sentirete un bip bip che esce appunto da lui, da quello che è il piccolo dispositivo Ohono. Questa è l'applicazione, molto semplice, ma ci sono alcune cose che possiamo configurare. Allora vedete che ci dà connesso, quindi sappiamo che è connesso, ma lo sappiamo anche dai led verdi che abbiamo qua. Infatti lo smartphone potrà essere dove vogliamo nell'auto, potremmo averlo in tasca, nella borsa, nel porta oggetti, non importa, perché comunque l'importante è che comunichi col Bluetooth con lui. E appunto questi led verdi che ogni 10 secondi lampeggiano ci indicano che c'è comunicazione tra telefono e il dispositivo Ohono. Le impostazioni che potremo andare a modificare sono queste. Allora, andando a cliccare in basso a destra, vedete che abbiamo vai alle impostazioni. Entriamo nelle impostazioni, qua possiamo configurare tipo di avviso, quindi vedete se vogliamo solo gli autovelox o anche i pericoli stradali, poi vi spiego la differenza. Poi abbiamo metri e secondi, qua possiamo andare a decidere se vogliamo che lui ci avverta a 300 metri, 450, 600, 750, 1500 metri, ci avvisi che c'è o un autovelox o un pericolo stradale, o addirittura possiamo selezionare secondi, quindi l'avviso sarà dato 20 secondi prima, 30, 45, 60 o 90. La differenza tra pericoli stradali e autovelox ovviamente sono che gli autovelox sono i rilevatori di velocità, mentre i pericoli sono situazioni di pericolo su una strada, quindi magari c'è un dosso pericoloso, c'è una strettoia pericolosa, e lui ci avviserà in due maniere diverse. Allora, se è un autovelox lampeggerà con dei led azzurri ed emetterà un suono di avviso, mentre se è una situazione di pericolo lampeggerà con dei led rossi ed emetterà un suono. Ovviamente la cosa bella è che il suono esce direttamente da lui, quindi siamo indipendenti da quello che è lo smartphone, da
quello che è il sistema multimediale dell'auto. Ovviamente se abbiamo lo smartphone attaccato al sistema multimediale potremo sentire l'audio che ci verrà segnalato anche nel sistema multimediale, però è un di più, non siamo obbligati né ad avere un sistema multimediale né che questo sia collegato allo smartphone in quel momento, quindi è totalmente indipendente da quello che è l'infotainment dell'auto. E voi a questo punto mi direte: sì, ma anche Google mi segnala gli autovelox. È vero, però Google per esempio ce li segnala se mettiamo una destinazione in quello che è il navigatore satellitare di Google, mentre lui o ONO è in grado di segnalarci anche se non mettiamo nessuna destinazione. Noi andiamo in giro normalmente, non c'è bisogno che attiviamo niente all'interno del navigatore, quindi potremmo essere ovunque, basta che abbiamo lo smartphone acceso e lui ci darà questi segnali di avviso. La cosa importante per farlo funzionare in maniera corretta, e questo poi ve lo dirà anche l'applicazione quando lo andate ad attivare, che la posizione GPS sia configurato su sempre, perché l'applicazione anche quando è in background, cioè non la stiamo utilizzando, deve comunicare con le GPS appunto dello smartphone con lui, perché alla fine è il GPS dello smartphone che dice la posizione di dove ci troviamo e manda appunto la comunicazione Bluetooth al nostro dispositivo. Quindi è importante questa cosa, che quando siamo in auto e vogliamo utilizzare lui dobbiamo andare a selezionare consenti sempre. Questa è una cosa veramente necessaria, perché altrimenti dovremmo avere l'applicazione sempre aperta, allora potremmo mettere mentre usi l'app, però l'applicazione deve essere proprio sempre aperta. Ma se il telefono va in stand by, l'applicazione già inizia a lavorare in background, quindi abbiamo bisogno che il GPS sia configurato su sempre. Questa è una cosa da non sottovalutare, che bisogna tenere in considerazione quando lo si utilizza. Dopodiché torniamo adesso nelle impostazioni dell'applicazione di ONO. Abbiamo impostazioni del co-driver, cioè di lui. A questo punto possiamo scegliere, vedete, il volume che lui emette quando appunto ci avvisa, potremmo scegliere tra varie regolazioni di volume, poi il test sonoro, quindi a questo punto potremmo fare un test. Ecco, questo è il suono che lui emetterà quando c'è un autovelox, pericoli stradali. Vedete che cambia il tipo di suono in base appunto al tipo di segnale che ci deve segnalare appunto. Poi abbiamo stato lampeggiante verde, che è quello che vi dicevo prima, che appunto ogni 10 secondi lampeggiano delle LED verdi che ci indica che sta comunicando con lo smartphone in maniera corretta. Possiamo disattivarli se ci danno fastidio, ma sono talmente leggeri che non danno per niente fastidio, e soprattutto almeno sappiamo che lui sta continuando a comunicare, quindi il mio consiglio: lasciateli attivi. Dopodiché possiamo uscire da questo menu ed entrare in mappe. Possiamo andare a dire ad ONO se vogliamo che venga segnalato nel nostro sistema di navigazione, quindi se usiamo appunto mappe o utilizziamo Google Maps, venga segnalato anche all'interno di quello che è appunto la navigazione, ci venga segnalato con delle icone l'autovelox e i pericoli stradali. Questo non è obbligatorio, perché come vi ho detto non siamo obbligati ad usare il navigatore nel sistema multimediale mentre stiamo guidando, ma nel caso volessimo possiamo avere sia il segnale acustico che anche i simboli all'interno del sistema multimediale che stiamo utilizzando con il nostro navigatore. Poi impostazioni del telefono, qua toni d'avviso tramite telefono, perché come abbiamo detto il suono potrà uscire anche dallo smartphone, e dallo smartphone, se collegato all'impianto multimediale, dall'impianto multimediale. Quindi abbiamo praticamente le stesse configurazioni audio che abbiamo per lui anche nel telefono. E poi abbiamo notifiche, che ci indica appunto che nel nostro telefono ci verrà inviata anche una notifica di avviso, come vedremo dopo quando facciamo il test. Quando lui suona invia anche una notifica nello smartphone, non siamo obbligati a guardarla ovviamente, perché comunque lui ci avvisa con dei LED e con un suono. Quindi queste sono tutte le possibilità che abbiamo per quanto riguarda la configurazione. Come avete visto sono poche cose da configurare, ma ognuno le può andare appunto a regolare come meglio crede per le sue necessità. A questo punto voi mi direte: ma come fa lui a sapere dove sono gli autovelox o le situazioni di pericolo? Lui è creato da una community, o meglio la community segnala a quello che è il server ONO, quindi il database di ONO, le situazioni di pericolo o gli autovelox. Quindi in maniera molto molto semplice, facendo un click mentre stiamo andando in auto e vediamo un rilevatore di velocità che lui non ci segnala, basterà andare a cliccare una volta il tasto
posto qua centrale, proprio dove siamo in prossimità del rilevatore di velocità, in automatico emetterà un suono diverso dagli altri suoni che abbiamo sentito fino adesso e andrà a registrare la posizione di quel rilevatore di velocità, che poi verrà inviata a quello che è il server di Oono, così anche gli altri utenti potranno godere appunto di questa segnalazione. Stessa cosa possiamo fare con le situazioni di pericolo. Quando c'è una situazione di pericolo basterà andare a cliccare il tasto centrale non una volta ma due volte, quindi vedremo dei LED rossi che lampeggiano e avremo memorizzato la posizione di quella situazione di pericolo, che poi verrà inviata al database di Oono. Quindi è la community che fa crescere quello che è la copertura di questo dispositivo. Quindi più noi condividiamo le situazioni in cui ci troviamo, più il database di Oono diventerà capillare nelle segnalazioni. Allora, lui lo si può fissare dove si vuole in auto, perché tanto è piccolissimo, qua dietro abbiamo il biadesivo 3M per andare ad attaccarlo, o è disponibile su Amazon un piccolo accessorio in cui lui va infilato dentro ed è possibile andare a fissare lui alle bocchette di ventilazione dell'auto. Io non ho fatto nessuna delle due cose, ho utilizzato del nastro biadesivo in gel, ce l'avevo già ed è comodo, perché il nastro biadesivo in gel, a differenza del 3M che è un biadesivo che abbiamo già qua in dotazione ma è molto forte, poi quando dovessimo andare a staccarlo comunque è impegnativo da togliere, il biadesivo in gel ha il vantaggio che attacca moltissimo ma poi lo si può rimuovere senza che lasci tracce di colla, senza che danneggi le superfici, cioè è una cosa interessante. Io già l'avevo, quindi ho utilizzato quello che è appunto il biadesivo in gel. Poi ognuno può scegliere quale opzione migliore per la sua auto o per le sue necessità. L'ultima cosa che volevo farvi vedere prima di andare a testarlo, che al suo interno, vedete, possiamo andare a sostituire la batteria andandolo ad aprire. Una volta che la batteria è scarica, basterà andare a rimuovere la batteria, che è una CR2450 3 volt. Una volta rimossa si inserisce quella nuova e lui torna a funzionare in maniera perfetta una volta sostituita la batteria. Quindi ragazzi, a questo punto però è il momento di andare a testarlo su strada, quindi andiamo a testare lo Oono Co Driver. Andiamo! Perfetto, una volta saliti in auto avremo già il nostro dispositivo pronto per essere associato allo smartphone, che si andrà a comunicare in maniera quasi istantanea, lo farà in maniera automatica, o potremmo farlo andando a tenere premuto il tasto Oono per qualche secondo ed ecco che il dispositivo si è associato allo smartphone, altrimenti bastava aspettare qualche secondo in più e l'avrebbe fatto in maniera autonoma. Qua lampeggiano i due LED verdi che ci vanno ad indicare che i dispositivi comunicano. Questi LED lampeggiano più o meno ogni 10 secondi appunto per continuare a segnalarci che c'è comunicazione tra il dispositivo Oono e lo smartphone. Una volta che abbiamo fatto questo, infatti, se io adesso dovessi entrare nell'applicazione Oono, vedete che ho connesso il dispositivo, comunica con lo smartphone. A questo punto ovviamente lo smartphone poteva essere ovunque, in tasca, in macchina, non importa dove lo teniamo, perché comunque la comunicazione Bluetooth ci permette di tenere lo smartphone dove vogliamo. A questo punto adesso direi di non perdere tempo e andare verso un segnalatore di velocità e provare appunto il dispositivo Oono. Eccoci ragazzi, ormai ci siamo vicini al primo segnalatore di velocità, è uno di quelli arancioni, quindi adesso quando ci avviciniamo a circa 300 metri, come avevo impostato nelle impostazioni, Oono dovrebbe avvisarci. Ed ecco infatti che ci sta avvisando, perché? Perché vedete lì avanti c'è un segnalatore di quelli arancioni, o meglio un rilevatore di velocità di quelli arancioni. Quindi Oono a 300 metri circa ci ha avvisato, perché io ho impostato 300 metri, ma come avete visto a inizio video si può impostare varie distanze di avviso, o se vogliamo anche i secondi di anticipo in cui lui ci mandi il messaggio di avviso. Adesso proseguiamo per questa strada, dovremmo averne un altro sempre arancione, dovremmo incontrarlo fra poco e vediamo se Oono ci indicherà ancora anche questo. Ed ecco qua che sta suonando. Perché? Perché lì, vedete, c'è un altro rilevatore di velocità di quelli arancioni. Quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda i segnalatori di velocità, o meglio i rilevatori di velocità, funziona benissimo.
una cosa che volevo farvi vedere anche, che quando incontrate un rilevatore di velocità, nel caso non vi rilevi, quindi non vi avvisi, vuol dire che magari non è stato mai segnalato dalla community di Oono. E la cosa importante è aiutare la community a segnalare appunto dove si trovano questi dispositivi. Per fare questo basterà andare a cliccare una volta il tasto qua Oono, quando siamo praticamente vicini a quello che è il rilevatore di velocità, e lui andrà a memorizzare nell'archivio di Oono che esiste un rilevatore di velocità in quel punto, e verrà condiviso poi fra tutti gli utenti Oono. E questa è una cosa che bisogna fare, sennò altrimenti non si va ad evolvere ed ampliare appunto quello che è la copertura per quanto riguarda il rilevamento dei rilevatori di velocità. Però per farvi vedere meglio, adesso passo davanti ancora a quello che ci ha appena rilevato, così vi faccio vedere come si fa a memorizzarne uno. Questo è il rilevatore che ci ha rilevato precedentemente. Se io volessi andare a memorizzarlo, basterà che a questo punto clicco il tasto Oono, sentite questo beep, ha lampeggiato di azzurro, vuol dire che a quel punto ho memorizzato la posizione di quel rilevatore di velocità. Adesso però volevo farvi vedere l'altra funzione di Oono, cioè quello che è il sistema di segnalazione di pericolo, perché lui, come abbiamo visto a inizio video, ha una doppia funzione: rilevatori di velocità con indicazione azzurra, quindi LED lampeggiano di azzurro, e questo ci va a indicare che c'è un rilevatore di velocità, mentre se abbiamo il lampeggio rosso vuol dire che c'è una situazione di pericolo. Cosa vuol dire una situazione di pericolo? Quello che magari in una strada c'è qualcosa che può creare pericolo alla guida, quindi, che ne so, magari un dosso pericoloso, piuttosto che una strettoia che non ci aspettiamo, qualcosa che comunque per chi non fa mai quella strada potrebbe essere una situazione magari di pericolo appunto. Quindi adesso andiamo a provare Oono in una situazione del genere, lo faremo in una strettoia ad angolo di 90 gradi, che poi ci fa imboccare sotto a un ponticello dove c'è una strettoia che diventa a senso unico, nel senso che c'è un unico senso di marcia, anche se si può andare a doppio senso di marcia, però si può passare solo a una macchina alla volta. Però per chi ci abita come me è una cosa normale e sai a cosa vai incontro. Per chi invece tipo arriva per la prima volta in quella situazione, è una situazione un po' di pericolo, perché comunque si arriva, si imbocca questa strettoia e poi magari ci si incontra con un'altra macchina che stava arrivando anche lei, e magari succede o il patatrac o comunque bisogna fare retro, tutte queste situazioni. Quindi, detto questo, direi di dirigerci verso la situazione di pericolo. Perfetto, ci siamo quasi arrivati nella situazione di pericolo. Oono dovrebbe avvisarci sempre a 300 metri, perché l'impostazione che ho dato io nell'applicazione, però dovrebbe avvisarci con dei LED rossi quando siamo a circa 300 metri dalla situazione di pericolo. Vediamo se così è, ed ecco qua, vedete che ha lampeggiato con i LED rossi, la situazione di pericolo è quella, vedete quel camioncino che sta entrando in quella strettoia sotto al ponticello dove dovremo passare anche noi, quindi capite la situazione di pericolo che vi dicevo prima, guardate il camion che si sta probabilmente incastrando nel tentare di passare e io devo passare nella stessa diciamo posizione in cui è lui, quindi si passa uno alla volta, ma non c'è niente che ci indica appunto che c'è un'altra macchina che sta imboccando la strettoia. Chi arriva da quella strada ha proprio un angolo a 90 gradi, quindi veramente un angolo cieco che uno si accorge solo quando ha già girato dentro se c'è una macchina o meno. Vedete, questa è la situazione di pericolo. Se volessi andare a segnalare questa situazione che è già segnalata, ma volessi segnalarla io, basterà fare doppio clic e andrò a segnalare, vedete, la situazione di pericolo, memorizzandola appunto in quello che è il sistema Oono di comunicazione con tutti gli utenti Oono. Ma la cosa veramente bella è che il navigatore non è per forza da impostare, quindi non bisogna avere una destinazione per avere queste segnalazioni, ma basta appunto avere Oono configurato con lo smartphone e il GPS dello smartphone, senza impostare nessuna meta nel navigatore. Veramente veramente figa questa cosa, è davvero davvero molto utile ed interessante e pratica, che lo rende veramente un prodotto fantastico. Ma detto questo, direi di tornare in studio per le considerazioni.
Ed eccoci qua, tornati in studio con lui, l'Ono Co-Driver. L'avete visto in azione, avete visto come funziona, spero di essere riuscito a farvi capire bene come funziona. Non si vedevano bene i LED perché comunque la telecamera era messa un po' angolare, ma d'altra parte era fissata al vetro con la ventosa, quindi non riuscivo a riprenderlo bene dal davanti, però il suono è messo nelle varie situazioni, l'avete sentito bene. Avete visto anche come andare a segnalare appunto un pericolo o un autovelox che non è ancora coperto dal database di ONU, e quindi potete aiutare la community a far crescere appunto questa database, che diventa molto molto utile. Quindi ragazzi, vi ricordo che lui è disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione se lo volete acquistare, se volete dargli un'occhiata. Se questo mio video in cui vi ho portato questo dispositivo che potrà farvi risparmiare soldi e punti sulla patente vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler ovviamente anche di lui, spoiler ne erano arrivati. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video. Yeah.